Ed eccoci arrivati in questo nostro appuntamento. Inizia un altro anno solare, ma prosegue quello che è il nostro anno, questa nostra stagione, dedicata come sempre dalla nostra galleria a quello che poi è la nostra attività, quello che è il nostro quotidiano, arte, arte italiana, autori. E vogliamo iniziare questo appuntamento del nuovo anno, augurandovi ovviamente di trascorrerlo e di vivere un anno al meglio in assoluto, portando nella proposta di questo nostro stare insieme di 90 minuti anche alcune opere a cui siamo particolarmente legati per affettività verso l'autore, verso l'opera stessa, verso un perché. Quindi vorremmo offrirvi un attimo di emozione particolare, un'emozione proprio che l'opera ci sa donare. Non abbiamo preparato per voi un numero enorme di dipinti da proporre a quello che eventuale vostra gentile attenzione e quindi coinvolgervi ove sia possibile in quello che è una scelta particolare dettata da una alta numericità, ma invece una scelta particolare dettata da quella che è proprio il cosiddetto carpe diem, cogli l'attimo. Cogli l'attimo, come lo cogli quest'attimo? Semplicemente alla visione di un'opera che vi può apparire particolarmente intrigante, indipendentemente dalle motivazioni, indipendentemente da quello che possono essere le quotazioni commerciali, da quello che possono essere le promesse di crescita, indipendentemente da tutto ciò, se intravedete un'opera che vi dia quello stimolo, che vi dia quell'attimo di non so che, il mio invito qual è? Telefonateci, telefonate al nostro centralino, c'è anche adesso, siamo con voi, perché poi ovviamente c'è la disponibilità del nostro WhatsApp, quindi anche un messaggio è sufficiente. Vi rispondiamo pressoché immediatamente e poi consideriamo sempre il particolare che, tolto l'attimo, una volta passato questo attimo di piacevole intrattenimento insieme, poi dovrete vedere dal vivo quest'opera, la vedrete in galleria, la vedrete a casa vostra, verrò io personalmente da voi. Ovvio, è sempre stato così e continuerà, ma nel frattempo la cosa più interessante è dire: datemi gentilmente un chiaro segnale della vostra presenza e del vostro piacere di vivere l'arte. Iniziamo con un'opera che credo che fra l'opera e l'autore ovviamente sia particolarmente intrigante. Alfredo Rapetti Mogol. Alfredo Rapetti Mogol, signori miei, in un'opera che trovo sia uno spettacolo. Abbiamo visto, abbiamo avuto disponibilità, presumo che avremo ancora di che meravigliarci. Ne sono convinto. L'autore non manca mai di stupire con quella sua apparente semplicità, ma con quella sua fondatezza, con quella sua completezza di pensiero che ci trasmette attraverso le sue opere, le sue scritture, le sue lettere. In questo caso abbiamo un affresco, una pittura in affresco su cemento, così come si conviene, ovviamente su tavola. Una pittura in affresco di Alfredo Rapetti Mogol che ci racconta quello scritto, quella lettura, ci racconta quel suo pensiero. Credo che sia veramente un'opera interessante e parliamo di un artista che è noto a livello universale. Così come è noto Bernard Obertin. Il nome di Bernard Obertin, gentili ospiti, non è un nome nato casualmente in quella che è la formula pubblicitaria nazionale o regionale o provinciale. Bernard Obertin è un nome altisonante a livello universale nel mondo dell'arte contemporanea, perché in effetti ha seguito molto alcune orme
ha seguito quello che è una stilistica particolare e ha motivato ampiamente nel percorso della sua vita quello che è stato il suo messaggio. Il messaggio dell'artista contemporaneo ovviamente si differenzia moltissimo da quello che possono essere i vari periodi, i vari secoli trascorsi. Oggi Bernardo Bertin è sicuramente in una proposta interessante, 50x50 la dimensione, un'opera che andremo ovviamente a rivedere, un'opera per cui vale la pena su cui dialogare. Abbiamo pensato, visto anche le richieste particolari che ci avete formulato, di proporvi un'opera di Ferruccio Gard di modeste dimensioni, proprio espressa in centimetri quadri, possiamo dirla così, perché abbiamo avuto gentili telefonate, messaggi, dove, avendo notato già nel tempo opere di Ferruccio Gard, la possibilità, la disponibilità di visione, senza creare alcun impegno, di dimensioni quindi che permettessero al collezionista, magari già che ha difficoltà nella collocazione di un dipinto, di avere, quindi annoverare fra i nomi della sua collezione, l'opera, un'opera di Ferruccio Gard. E fra le varie disponibilità, fra le varie possibilità, abbiamo optato per quest'opera che sicuramente rispecchia fedelmente quella meravigliosa espressione artistica di questo nostro artista, anch'esso di fama internazionale. Ma stiamo parlando di artisti, ormai il mondo si prepara da tempo ed è presente a raccogliere e ad accogliere i nomi degli artisti italiani, ma non solamente quei 3-4 nomi che magari altisonanti andiamo a sentire, no, nomi a cui noi siamo ancora nella possibilità di accedere, addirittura in alcuni casi anche a un dialogo verbale, a un dialogo di presenza, alla possibilità di dialogare con l'artista che sta respirando ora quello che è l'aria che noi ora stiamo respirando. Quindi, senza doversi attardare o senza ripensamenti dei vari decenni, oggi possiamo dire autori che convivono coevi con noi, che stanno vivendo con noi questo nostro tempo, già nel mondo sono apprezzati. Ve li sto proponendo. Un artista da cui scomparsa anche prematura è stata veramente un grande dispiacere è Guido Guidotti. Avevo pensato, le pochissime opere che ovviamente erano disponibili nella nostra galleria, di non proporle in vendita, data la sua scomparsa, perché? Perché fanno parte un po' di quello che è la collezione della nostra galleria, la galleria che vi rammento si trova a Gagliate, in via Gramsci 42, siamo a 7 km da Novara, casello autostradale Novara Est per chi giustamente ci raggiunge da fuori zona. Per venirci a trovare potete farlo il giorno che volete, l'orario che più vi aggrada. Se doveste telefonare e fissare un appuntamento, certamente avrete la certezza di trovarmi qui ad accogliervi con grande, enorme piacere. Ovviamente non manchiamo sempre di rimarcare che se voleste poi un'opera o quello che sia, due, tre, visionarle senza impegno a casa vostra, sarò sempre personalmente io a venirvi a trovare e a offrirvi quindi la possibilità di dialogo, di scegliere, di decidere e magari anche di dover dialogare e valutare le opportunità che si possono realizzare anche con le modalità di pagamento che per mille motivazioni può essere discusso senza problema, con l'immediatezza, ecco, fra di noi, senza dover minimamente attendere o attardarsi per chissà quale motivazione. Ma tornando a noi, quest'opera di Guido Guidotti, che abbiamo avuto il piacere con l'artista vivente in una mostra personale dedicata all'autore di pubblicare qui, Degrado di Wrapping e Struttura, un'opera di 50 cm x 50 che rispecchia in maniera
meravigliosa quella che è stata l'arte di Guido Guidotti, De struttura ad arte. E proseguiamo con un altro autore, a cui abbiamo veramente molto piacere, e abbiamo un piacere emozionale offrendovi un'opera di Antonio Murgia. Antonio Murgia, eccola qui, in questa sua meravigliosa opera, e stiamo parlando di un dipinto di un metro per un metro del 2016. Quindi il 2018, appena iniziato, parliamo del 2016 e parliamo di Antonio Murgia. In quest'opera che apparentemente, televisivamente, vi può apparire non materica, ma non è che l'opera non sia materica, l'opera è materica, ma per il procedimento artistico dell'autore ha questa apparente mancanza di matericità. Vi invito proprio a visionarla, a toccarla con mano, per comprendere meglio un po' tutte le motivazioni e magari, perché no, innamorarvi anche un po' di più di quest'opera e di tutto quello che è l'essere artistico di Antonio Murgia. E poi proseguendo, ma prima, ho mia figlia Marica che mi rivolge un invito per gli amanti di quello che sono le grandi tecnologie, per cui questo grande contatto che potremmo avere sempre e comunque, ma non dico nulla, vi lascio a questo breve messaggio, a fra poco. Vi aspetto che seguite con noi le nostre foto su Instagram, vi aspetto su LinkedIn con i nostri aggiornamenti, vi aspetto che cinguettate con noi su Twitter, mi piacciono i vostri commenti, commentate mi raccomando e mettete mi piace a Facebook. Iscrivetevi al nostro sito dove potete trovare tutte le novità e prossimamente partiremo anche con il progetto in streaming dove saremo direttamente qua dalla galleria. Se voi vi iscrivete sicuramente saprete quando e come. Noi ci siamo, il nostro appuntamento televisivo settimanale ci sarà sempre. Vi ricordo i nostri social, ci trovate su LinkedIn, ci trovate su Twitter, ci trovate su Instagram, Facebook e mi raccomando il nostro sito dove ogni tanto iscrivendovi c'è anche qualche simpatico cadeau. Così sicuramente possiamo parlare di quello che ci interessa di più, dove abbiamo la passione in comune, cioè l'arte. Grazie per aver seguito e quindi grazie per seguire poi questo invito che vi ha rivolto mia figlia, ma proseguiamo con l'opera e in questo caso di Silvano Dorsi. E beh, gli amanti, questa tematica storica, la vita si deve grazie a quello che sono gli amanti, i grandi amori generano passioni, generano il proseguo di quello che è il mondo. Certo, questi amanti, come da sempre, rappresentati da questo artista, direi veramente di una certa eccezionalità, da queste figure vi faccio notare quello che non avevate notato. Queste figure a cui manca la visione del viso. Voi vedevate un volto, due volti, vedevate due innamorati, vedevate tutto e non vi eravate accorti questa assenza. Allora questa assenza non è assente, è una presenza che l'artista ha saputo immettere e avevate notato questa non presenza del viso. E quali sono i visi di questi amanti? Quelli che noi vogliamo, quelli che noi pensiamo, quelli che interpretiamo attraverso proprio tutta la metodica, e notiamo bene anche a questo affascinante amico degli uomini, questo gatto, anche lui manca il viso. Quindi è e c'è anche lui, altro amico dell'uomo. Quindi c'è un amore, una passione, cane, gatto, amanti, c'è tutto. Una sequenza di innamoramenti, in questo caso nota bene, tutto è segnato e tutto vuole trasmettere questa gioia di vivere.
Beh, trasmettere la gioia di vivere è certamente non solo un nobile sentimento, ma è anche un invito decisamente di grande positività. Questo è Silvano Dorsi. E torno a tutti i nostri appuntamenti dove vi propongo un'opera di Silvano Dorsi, tengo sempre a rammentare che riusciremo anche a proporvi qualche sua scultura decisamente splendida, ma prima o poi arriveremo anche con le sculture. Credetemi, non è facile. Molte richieste, poche opere e quindi poca disponibilità, ma ci arriveremo. Nel frattempo proseguiamo con un'altra opera, con un altro artista, con un altro sicuramente interessante motivo per essere insieme nell'opera e con l'opera di Adriano Piu. Adriano Piu. Pensate come un nome e un cognome, così breve, puoi dare veramente tanto. Dice, è breve, dice Piu, 3 lettere. La parola arte che compendia l'universo ne contiene 4. Quindi non è detto che la lungaggine di un nome, la lungaggine di un qualcosa dia senso poi all'importanza, dia senso alla realtà. Il senso lo dà quello che si realizza, quello che si dà, quello che si documenta. Adriano Piu, eccolo qui nelle sue forme. Infatti non a caso è definito dalla critica internazionale l'artista delle forme. Perché queste forme sono sue. È indistinguibile l'opera di Adriano Piu. Ovunque voi andiate, in qualunque paese dove vi sia un'opera di Adriano Piu esposta, visibile, cosa notate? Le sue forme sono sue. Assolutamente personali. E proseguiamo quindi con serenità, con un'altra opera, con un altro artista e andiamo a rivedere un'opera deliziosa a firma Mimmo Rotella. Quest'opera di Mimmo Rotella è un'opera importante, un'opera da grande collezione, un'opera che stranamente a tutt'oggi è qui a parete. Ma forse abbiamo fatto di tutto per trattenerla, abbiamo fatto di tutto per poterci vantare, di poter quindi avere l'opportunità di rammentare che Mimmo Rotella ha realizzato opere importanti, ha realizzato parte della storia dell'arte contemporanea e fra cui opere di questo livello, di cui abbiamo il piacere di dire è nella disponibilità. Nella nostra e nella vostra disponibilità è sufficiente una telefonata, è sufficiente un messaggio, è sufficiente un contatto, non per acquistarla, ma per avere l'opportunità di poter valutare se poi eventualmente acquistarla, volerla o poterla acquistare, si intenda. Perché? Perché parlando con l'opera in mano, potendola attentamente valutare, che cosa succede? Che poi andremo a parlare personalmente, in galleria o a casa vostra, sì, lo potete sapere anche telefonicamente, il nostro cittadino vi dà tutte le informazioni che ritenete di dover richiedere e di voler richiedere, per cui non neghiamo l'informazione comunque che non tocca, però con l'opera in mano magari ci incontriamo personalmente, ripeto, o al vostro domicilio o in galleria, e avreste l'opportunità di valutare le modalità di acquisto dell'opera stessa, le caratteristiche, le documentazioni, cioè tutto quello che in pratica fa parte della definizione di una trattativa che può essere non piacevole, ma molto, molto, molto di più. E proseguirei con un artista con cui siamo veramente sempre uniti grazie a questa sua grande, meravigliosa carica di positiva ironia o ironia positiva, come vogliamo definirla, che è la stessa cosa. Allora con Peter Hyde abbiamo questo purpurri cromatico dato da quello che poi non diventa null'altro che di ausilio al soggetto opera d'arte, quindi perde
la valenza del soggetto, il denaro utilizzato, e acquista quello che è un complemento, quindi il denaro diventa un complemento, un plus valore all'opera d'arte, e parliamo di Peter Hyde. Certo, giustamente vi prometto che ci sarà anche un momento di dialogo con l'autore, come sempre cerchiamo sempre, avendo proprio questo piacere, questa gioia di proporvi, promuovere e quindi essere presenti con artisti che stanno vivendo il nostro tempo, e questo l'ho detto inizialmente, lo ripeto, lo ripeterò sempre, è naturale che sarà, ed è sempre un piacere per noi, che cosa? Cercare di andare nello studio dell'artista con una telecamera, di invitare in galleria un artista che sempre con una telecamera, con una macchina fotografica, ma con una telecamera, perché? Perché? Perché con un microfono e con una telecamera si può dire, si può raccontare, si può convivere un pensiero, un'emozione, e parlare anche di tutto quello che fa parte della vita, nel nostro caso di arte. Infatti non a caso adesso ho il piacere di avere un grande ospite, un ospite che sicuramente farà a voi un piacere enorme poter accogliere nelle vostre case pochi minuti, non so il tempo che andremo a impiegare, ma sicuramente molto, ma molto interessanti. Lo vogliamo vivere insieme a questo istante con uno dei grandi artisti di cui in questo nostro appuntamento non abbiamo appositamente voluto mettere alla vostra attenzione nessun'opera, però ci saranno tre opere sue che saranno a vostra disposizione insieme all'artista. Signori, eccoci con un nostro meraviglioso invito, il nostro vivere insieme l'emozione con... Oggi è l'inizio di un anno, è l'inizio di un nuovo momento, ma è il proseguo di quello che è stato, di quello che in pratica noi definiamo storia. Noi abbiamo oggi un artista, il cui nome è Francesco Capello, ed è qui a fianco a me, che è la storia e fa parte della storia dell'arte contemporanea. Francesco Capello, l'arte e il mito. Francesco, è un nome importante. Grazie. È un nome importante, Francesco è il patrono d'Italia, soprattutto, no? Certo. Allora, L'arte in Bito è il titolo di una mostra che è stata fatta al Museo Ferrari nel 2017. Museo Ferrari. Esatto. Quindi il mito. Il mito con l'arte, la pittura intesa come arte. Io ho sempre privilegiato la pittura è il soggetto della macchina, del movimento. Io ho fatto diverse mostre all'estero, in Italia ne ho fatte poche, ho lavorato molto di più all'estero, ho fatto mostre a New York, a Palm Beach, attualmente collaboro con gallerie americane a Palm Beach, in Francia, in Germania, in tutto il mondo, forse non in Cina. E quindi mi si è proposta la possibilità di fare questa mostra, e attraverso è stata organizzata con un team di persone, e questa mostra è stata poi accettata dalla direzione quando hanno visto i lavori e quando hanno visto... Quando hanno visto che la tua è pittura. Che era veramente... Quindi pittura. La tecnica o tecnologia automobilistica... È una cosa, certo. La pittura esente da qualunque forma di tecnica o tecnologia, che esatto, è l'arte. L'arte è il mito. È il mito. Due esatto. Cose, quindi, come due binari paralleli che non si possono, non si devono esatto, congiungere se si vuole parlare di un qualcosa. Quindi tu sei un artista che nel mondo è conosciuto, in Italia quante gallerie? Due, tre? No, ho fatto diverse mostre in Italia, ma più che tutto oltre, a Torino. Oltre alla nostra galleria. Sì, oltre alla vostra galleria. Oggi forse siete l'unica galleria in Italia che ha i quadri. Quindi noi abbiamo in galleria uno degli artisti italiani più conosciuti a livello mondiale. Sì, e
quasi nessun'altra galleria attualmente ha dei lavori. Ho reiterato tutto perché privilegio di più il lavoro. Noi siamo abituati sul mercato dell'arte a parlare di numeri, ma un artista come te, che dipinge opere così qualitativamente perfette, quindi che persegui la perfezione, siccome siamo abituati a parlare di numeri e dare un significato al tempo, cosa che per me certo. È assurda in arte, però sì, è vero. Fa parte del contesto popolare questa domanda, ma un dipinto quanto tempo richiede mediamente? Calcolo sempre all'incirca un 15-20 giorni minimo per ogni dipinto. Quindi se tu non andassi 15, mai in vacanza, sì. Non andassi mai a... Sì, se mai sono poi 20 quadri all'anno, 25 al massimo. Questo è il numero. Questo è il numero. Quindi esci quindi completamente neanche, dalla logica... Esatto, non posso neanche avere un gran numero di gallerie qui in Italia, perché già le gallerie con cui lavoro sono già... persino troppe. Beh, direi dal momento che per esempio la città di New York compendia qualcosa come 1 milione di collezionisti, dovresti vivere non so quante centinaia di vite per poter realizzare. Certo. Infatti tu potresti tranquillamente soddisfare queste richieste se ti dessi anche tu alla distribuzione della riproduzione. Esatto. Tante serigrafie, che, tante esatto. Fotolito, tante plotter, usare il plotter, esatto. Quello che non usi, non lo usi sto plotter, no. Perché non usi il plotter che lo usano quasi tutti? Perché mi diverte molto dipingere. Quindi 20-30 quadri all'anno, per chi volesse un tuo quadro insomma si deve mettere in coda abbastanza sì, forte. Infatti è un po' così. E sì. ho diversi collezionisti e clienti che aspettano da anni. Quindi io come gallerista, se perseguo di diventare ricco con i tuoi dipinti, devo vivere anch'io 30 vite, sì. Non ce la facciamo. Purtroppo è così. Numericamente siamo fuori, quindi l'unico modo per andare avanti è perché crediamo e vogliamo parlare esatto. di arte. Esatto, soprattutto di arte. Io amo poi quello che faccio, amo la pittura, amo l'arte in tutte le sue espressioni, ma io amo quello che faccio, amo fare quello che faccio. Questo è Francesco Capello, artista. Grazie. Grazie per averci seguito, grazie per essere stati con noi e sono contento perché ovviamente questo appuntamento, questo artista che molti di voi conoscono, che molti di voi hanno conosciuto, ma pochi di voi hanno nel piacere della disponibilità di una sua opera, di un suo perché. Quanti ci hanno detto? Certo che quando si parla di artisti di calibro particolare, poi come abbiamo ben ascoltato, ed è la verità, parliamo di un artista il cui poi l'annovero delle sue opere, delle sue realizzazioni è veramente molto minimo, ma perché in effetti quando l'opera è realizzata con quella perfezione e senza l'ausilio di strumenti tecnologici o tecnici, certamente allora si ha il piacere un qualcosa. Sulle opere che avete visto, meravigliose, tutte pubblicate, ovviamente non abbiamo posto nessuna indicazione. Perché? Perché il momento non lo richiedeva. Sappiate che però sono nella nostra disponibilità, quindi se vi dovesse interessare una vostra telefonata, un vostro messaggio, mi permetterà di porre la vostra attenzione a queste opere che fanno parte poi della storia di Francesco Capello. Ma proseguiamo adesso perché andiamo a rivedere tranquillamente le nostre opere, andiamo a rivedere quelle poche ma meravigliose proposte della nostra galleria che mi permetto sempre di lamentarvi, si trova a Gagliate, via Gramsci 42. Il nostro numero telefonico che compare in sovraimpressione è il numero della nostra galleria. Da quando è stato possibile, visti gli anni storici di proposte televisive, abbiamo fatto sì che il numero telefonico della galleria che compare nei nostri appuntamenti sia quello a cui fare sempre riferimento. Quello non è che
trascorsi 90 minuti nel nostro appuntamento, scompare il numero telefonico, o perlomeno quel numero telefonico, essendo dell'emittente o comunque di uno studio televisivo, non era poi possibile accedere per entrare in contatto con noi, no? 0321 86 4068 è il numero telefonico di Rete Fissa cui facciamo riferimento sempre. Quindi annotatelo se avete piacere, o comunque annotatevi il nostro indirizzo, comunque anche virtuale, di internet, il nostro sito, da cui poi potete estrapolare tutto quello che sono le possibilità di entrare in contatto con noi anche in tempi reali. Per cui rivediamo tranquillamente queste opere, rivediamole, ammiriamole e di più, dirò una cosa in più, consideriamole. Consideriamole nella possibilità. Alfredo Rapetti Mogol. Quest'opera di Alfredo Rapetti Mogol che noi stiamo visionando, stiamo tentando di leggere in maniera adeguata, ma adeguato relativamente, perché l'emittente, la telecamera, il televisore, tutto concorre a perdere quello che è la perfezione dell'opera stessa. Non è che attraverso e grazie che oggi gli strumenti tecnologici ci permettono di raggiungerci in maniera e quasi di essere quasi, però lo splendore di toccare con mano un'opera, di vederla coi propri occhi senza nessun intermezzo, senza nessuna differenza, senza filtro, ecco, certamente allora, se vi dovesse adesso, seriamente, la dovesse trovare piacevole, intrigante, bene, pensate cosa non sarà poi toccandola con mano, vederla senza lo schermo televisivo, ma vederla proprio in diretta, direttamente. Alfredo Rapetti Mogol, un affresco, signori, sono rari gli affreschi. Sì, perché non dimentichiamocelo che l'artista dipinge in acrilico, pittura in acrilico su tela mediamente, e propone quindi quello che sono questi grandi suoi messaggi. In affresco è una rarità, per cui ve la sto proponendo come possibilità particolare. Ma sarò veloce perché tanto le rivedremo se sarà possibile, se ci sarà il tempo, come sempre, perché poi magari mi soffermo più su un'opera che su un'altra, poi mi fermo a dialogare con voi, ma con l'opera di Bernard Obertin, questo chiodi, questa pittura e chiodi, 50 cm per 50, quest'opera del 1970 di Bernard Obertin, non è forse un'opera di interesse particolare per un collezionista attento? Dice, ma parli di artisti italiani, ma Bernard Obertin non è italiano, ma è diventato quasi italiano anche lui, perché tanta è stata la sua meravigliosa passione per l'Italia, tanta la sua presenza, e comunque gli artisti, quelli veri importanti, internazionali, sono quegli artisti che abitano nel mondo e sono nel mondo. E non parlo dei pittori, parliamo dei cantanti, parliamo degli attori, parliamo degli artisti a 360 gradi. L'artista è un abitante del mondo. E Bernard Obertin ha saputo apprezzare la meravigliosa Italia e l'italianità. L'ha fatta sua e l'ha esportata con le sue opere e ha importato la sua opera. Così come l'opera di Ferruccio Gardner non è forse un'opera di caratura internazionale? Non è forse un artista che a livello mondiale trova un suo giusto spazio, una sua giusta collocazione? Parliamo di Ferruccio Gardner, non stiamo parlando di un autore che si diletta in pittura, parliamo di un artista con una storia e con una realtà dimostrabile, documentabile. Ma, signori miei, tutti utilizziamo ormai internet, ma digitate il nome Ferruccio Gardner, scoprite un mondo, scoprite una storia, se non la conoscete. Io sono convinto che la conoscete, così come sono felice di proporvi, e sarà raro che io vi proponga un'opera, un'altra opera di Guido Guidotti, sarà molto raro,
Sì, perché signori miei, Guido Guidotti, abbiamo poche opere, rientrano nella collezione della galleria, il piacere di aver potuto per qualche anno lavorare, essere presenti e promuovere un autore di questa meravigliosa storia, purtroppo è scomparso prematura, purtroppo, però molti autori sono scomparsi prematuramente e le loro poche opere mediamente sono state sempre un po' gelosamente tenute con passione, con amore, con gioia, conservate. E noi sappiamo che comunque il tempo, la realizzazione del pensiero che l'opera d'arte è un'opera d'arte indipendentemente dalla quantità di opere realizzate, lo rende un qualcosa di importante. Per cui se voleste approfittarne, penso che sia uno dei rari momenti in cui potrete farlo con l'opera di Guido Guidotti. Antonio Murgia. Antonio Murgia, gentili signori, è sicuramente uno dei nostri componenti più determinanti, perché unisce il fascino della cromia alla meravigliosa presenza di quella che è l'icona, che era altamente rappresentativa. Parlarvi di Antonio Murgia richiederebbe non un appuntamento di 90 minuti, ma ben di più. Per cui mi accontento di dire, signori, ho qui un'opera meravigliosa, abbiamo anche altre scelte, a voi una risposta, a voi contattarci adesso. E nel frattempo, per dire, ma come ti contatto? Ve lo dice mia figlia Marica. Vi aspetto che seguite con noi le nostre foto su Instagram, vi aspetto su LinkedIn con i nostri aggiornamenti, vi aspetto che cinguettate con noi su Twitter, mi piacciono i vostri commenti, commentate mi raccomando e mettete mi piace a Facebook, iscrivetevi al nostro sito dove potete trovare tutte le novità e prossimamente partiremo anche con il progetto in streaming dove saremo direttamente qua dalla galleria. Se voi vi iscrivete sicuramente saprete quando e come. Noi ci siamo, il nostro appuntamento televisivo settimanale ci sarà sempre. Vi ricordo i nostri social, ci trovate su LinkedIn, ci trovate su Twitter, ci trovate su Instagram, Facebook e mi raccomando il nostro sito dove ogni tanto iscrivendovi c'è anche qualche simpatico cadeau. Così sicuramente possiamo parlare di quello che ci interessa di più, dove abbiamo la passione in comune, cioè l'arte. Allora è stata chiarissima, vero? Grazie. Molto più chiara di cosa e di come avrei potuto esserlo io, ma io vorrei essere chiaro nel proporvi l'opera di Silvano Dorsi. E come contattarci? Ve l'ha appena detto. Sapete che potete contattarci come e dove volete, ma per opere di questo livello, per un'opera di Silvano Dorsi così, io direi veramente genuina, proprio culturalmente genuina, ritengo che ne valga la pena. E non dimentichiamoci Adriano Piu, non dimentichiamoci l'artista delle forme, non dimentichiamoci un autore che ha saputo e sa costantemente, quotidianamente, e rimettersi in gioco, rimettersi in discussione, perché le sue opere, le sue realtà, se noi andiamo e realizzeremo prima o poi, quando ci sarà la possibilità di tempo e nel sito più adatto, ovviamente più idoneo, andremo a visionare una antologica di Adriano Piu, che seppur giovane, per cui ancora giovane, potremmo scoprire un percorso che di anno in anno vede delle varianti, sempre in una continua crescita, in un continuo rapporto con l'arte, col mondo dell'arte, col mondo della ricerca delle forme, definito infatti l'artista delle forme, che lo rende veramente interessante. Lo hanno già scoperto in mezza Europa. Noi in Italia l'abbiamo scoperto? No, perché molti autori non li abbiamo ancora scoperti, eh? Eppure abbiamo parlato prima e molti autori li scopriamo dopo che gli altri ci dicono ma avevate un artista in Italia, è venuto da noi, adesso ve lo riportiamo
Signori miei, attenzione alle collezioni, si parla di arte per artisti, abbiamo degli artisti eccezionali. Mimmo Rotella, signori miei, non è che stiamo parlando di un autore che non ha saputo veramente sconvolgere, che non ha saputo dare motivazione importante, permeante proprio su quello che è il concetto artistico, che non richiedeva, in questo caso abbiamo anche pittura e decollage, non richiedeva neppure la pittura, l'arte, lo sconvolgimento è stato, non importa solo saper dipingere, saper rappresentare una realtà o saper documentare visivamente tecniche, l'arte deve emozionare, e l'emozione in queste opere, in questa collezione, signori miei, di collezione in collezione, allora l'emozione che ci offre Peter Hyde con questo ritenere che utilizzare il concetto del denaro, quindi l'aspetto conosciuto in tutto il mondo, chi nel mondo non conosce il valore che si dà al denaro? Allora, quindi come servitore dell'arte, Peter Hyde ci dice ironicamente, ma però artisticamente eccezionale, guarda che rapporto andiamo a costruire, in un rapporto di emozione, perché è l'emozione che fondamentalmente smuove tutto quello che è il meccanismo del mondo della cultura, del mondo del pensiero, del mondo della comunicazione, perché comunicare è sicuramente stato il primo passo per l'uomo per poter realizzare quella che si è definita società. La società vive e convive grazie alla comunicazione. L'arte, l'espressione artistica, comunica e emoziona il tutt'uno, il tutto insieme, permettendo magari di non condividerla, ma comunque di considerarla, di dire andiamo a dialogare insieme. E dialogando, signori, andiamo a rivedere l'opera e rivediamole tutte queste opere. Ecco, iniziamo ovviamente da Alfredo Rapetti Mogol, signori miei, in un'opera che trovo sia uno spettacolo. Abbiamo visto, abbiamo avuto disponibilità, presumo che avremo ancora di che meravigliarci. Ne sono convinto. L'autore non manca mai di stupire con quella sua apparente semplicità, ma con quella sua fondatezza, con quella sua completezza di pensiero che ci trasmette attraverso le sue opere, le sue scritture, le sue lettere. In questo caso abbiamo un affresco, una pittura in affresco su cemento, così come si conviene, ovviamente su tavola. Una pittura in affresco di Alfredo Rapetti Mogol, che ci racconta quello scritto, quella lettura, ci racconta quel suo pensiero. Credo che sia veramente un'opera interessante, e parliamo di un artista che è noto a livello universale. Così come è noto Bernard Obertin. Il nome di Bernard Obertin, gentili ospiti, non è un nome nato casualmente in quella che è la formula pubblicitaria nazionale o regionale o provinciale. Bernard Obertin è un nome altisonante a livello universale nel mondo dell'arte contemporanea, perché in effetti ha seguito molto alcune orme, ha seguito quello che è una stilistica particolare e ha motivato ampiamente nel percorso della sua vita quello che è stato il suo messaggio. Il messaggio dell'artista contemporaneo ovviamente si differenzia moltissimo da quello che possono essere i vari periodi, i vari secoli trascorsi. Oggi Bernard Obertin è sicuramente in una proposta interessante, 50x50 la dimensione, un'opera che andremo ovviamente a rivedere, un'opera per cui vale la pena su cui dialogare. Abbiamo pensato, visto anche le richieste particolari che ci avete
formulato, di proporvi un'opera di Ferruccio Garde di modeste dimensioni, proprio espressa in centimetri quadri, possiamo dirla così, perché abbiamo avuto gentili telefonate, messaggi, dove, avendo notato già nel tempo opere di Ferruccio Garde, la possibilità, la disponibilità di visione, senza creare alcun impegno, di dimensioni quindi che permettessero al collezionista, magari già che ha difficoltà nella collocazione di un dipinto, di avere, quindi annoverare fra i nomi della sua collezione, l'opera, un'opera di Ferruccio Garde. E fra le varie disponibilità, fra le varie possibilità, abbiamo optato per quest'opera che sicuramente rispecchia fedelmente quella meravigliosa espressione artistica di questo nostro artista, anch'esso di fama internazionale. Ma stiamo parlando di artisti, ormai il mondo si prepara da tempo ed è presente a raccogliere e ad accogliere i nomi degli artisti italiani, ma non solamente quei 3-4 nomi che magari altisonanti andiamo a sentire, no, nomi a cui noi siamo ancora nella possibilità di accedere, addirittura in alcuni casi anche a un dialogo verbale, a un dialogo di presenza, alla possibilità di dialogare con l'artista che sta respirando ora quello che è l'aria che noi ora stiamo respirando. Quindi, senza doversi attardare o senza ripensamenti dei vari decenni, oggi possiamo dire autori che convivono coevi con noi, che stanno vivendo con noi questo nostro tempo, già nel mondo sono apprezzati. Ve li sto proponendo. Un artista da cui scomparsa anche prematura è stata veramente un grande dispiacere, è Guido Guidotti. Avevo pensato, le pochissime opere che ovviamente erano disponibili nella nostra galleria, di non proporle in vendita, data la sua scomparsa. Perché? Perché fanno parte un po' di quello che è la collezione della nostra galleria, la galleria che, vi rammento, si trova a Gagliate, via Gramsci 42, siamo a 7 km da Novara, casello autostradale Novara Est, per chi giustamente ci raggiunge da fuori zona. Per venirci a trovare potete farlo il giorno che volete, l'orario che più vi aggrada. Se doveste telefonare e fissare un appuntamento, certamente avrete la certezza di trovarmi qui ad accogliervi con grande, enorme piacere. Ovviamente non manchiamo sempre di rimarcare che se voleste poi un'opera o quello che sia, due, tre, visionarle senza impegno a casa vostra, sarò sempre personalmente io a venirvi a trovare e a offrirvi quindi la possibilità di dialogo, di scegliere, di decidere e magari anche di dover dialogare e valutare le opportunità che si possono realizzare anche con le modalità di pagamento, che per mille motivazioni può essere discusso senza problema, con l'immediatezza, ecco, fra di noi, senza dover minimamente attendere o attardarsi per chissà quale motivazione. Ma tornando a noi, quest'opera di Guido Guidotti, che abbiamo avuto il piacere con l'artista vivente in una mostra personale dedicata all'autore di pubblicare qui, Degrado di Wrapping e Struttura, un'opera di 50 cm per 50 che rispecchia in maniera meravigliosa quella che è stata l'arte di Guido Guidotti, destruttura ad arte. E proseguiamo con un altro autore, cui abbiamo ovviamente molto piacere, e abbiamo un piacere emozionale offrendovi un'opera di Antonio Murgia. Antonio Murgia, eccola qui, in questa sua meravigliosa opera, e stiamo parlando di un dipinto di un metro per un metro del 2016, quindi il 2018, per iniziato, parliamo del 2016,
e parliamo di Antonio Murgia. In quest'opera che apparentemente, televisivamente, vi può apparire non materica, ma non è che l'opera non sia materica, l'opera è materica, ma per il procedimento artistico dell'autore ha questa apparente mancanza di matericità. Vi invito proprio a visionarla, a toccarla con mano, per comprendere meglio un po' tutte le motivazioni e magari, perché no, innamorarvi anche un po' di più di quest'opera e di tutto quello che è l'essere artistico di Antonio Murgia. E poi proseguendo, ma prima, ho mia figlia Marica che vi rivolge un invito per gli amanti di quello che sono le grandi tecnologie, per cui questo grande contatto che potremmo avere sempre e comunque, ma non dico nulla, mi lascio a questo breve messaggio, a fra poco. Vi aspetto che seguite con noi le nostre foto su Instagram, vi aspetto su LinkedIn con i nostri aggiornamenti, vi aspetto che cinguettate con noi su Twitter, mi piacciono i vostri commenti, commentate mi raccomando e mettete mi piace a Facebook, iscrivetevi al nostro sito dove potete trovare tutte le novità e prossimamente partiremo anche con il progetto in streaming dove saremo direttamente qua dalla galleria. Se voi vi iscrivete sicuramente saprete quando e come. Noi ci siamo, il nostro appuntamento televisivo settimanale ci sarà sempre. Vi ricordo i nostri social, ci trovate su LinkedIn, ci trovate su Twitter, ci trovate su Instagram, Facebook e mi raccomando il nostro sito dove ogni tanto iscrivendovi c'è anche qualche simpatico cadeau. Così sicuramente possiamo parlare di quello che ci interessa di più, dove abbiamo la passione in comune, cioè l'arte. Grazie per aver seguito e quindi grazie per seguire poi questo invito che vi ha rivolto mia figlia, ma proseguiamo con l'opera e in questo caso di Silvano Dorsi. Ebbè, diamanti, questa tematica storica, la vita si deve grazie a quello che sono gli diamanti, i grandi amori generano passioni, generano il proseguo di quello che è il mondo. Certo, questi amanti, come da sempre, rappresentati da questo artista, direi veramente di una certa eccezionalità, da queste figure vi faccio notare quello che non avevate notato. Queste figure a cui manca la visione del viso. Voi vedevate un volto, due volti, vedevate due innamorati, vedevate tutto e non vi eravate accorti questa assenza. Allora questa assenza non è assente, è una presenza che l'artista ha saputo immettere e avevate notato questa non presenza del viso. E quali sono i visi di questi amanti? Quelli che noi vogliamo, quelli che noi pensiamo, quelli che interpretiamo attraverso proprio tutta la metodica, e notiamo bene anche a questo affascinante amico degli uomini, questo gatto, anche a lui manca il viso. Quindi è. E c'è anche lui, altro amico dell'uomo. Quindi c'è un amore, una passione, cane, gatto, amanti, c'è tutto. Una sequenza di innamoramenti, in questo caso nota bene, tutto è segnato e tutto vuole trasmettere questa gioia di vivere. Beh, trasmettere la gioia di vivere è certamente non solo un nobile sentimento, ma è anche un invito decisamente di grande positività. Questo è Silvano Dorsi. E torno a tutti i nostri appuntamenti dove vi propongo un'opera di Silvano Dorsi. Tengo sempre a rammentare che riusciremo anche a proporvi qualche sua scultura decisamente splendida, ma prima o poi arriveremo anche con le sculture. Credetemi, non è facile, molte richieste, poche opere e quindi poca disponibilità, ma ci arriveremo. Nel frattempo proseguiamo con un'altra opera, con un altro artista, con un altro sicuramente interessante motivo per essere insieme nell'opera e con l'opera di Adriano
Piu. Adriano Piu. Pensate come un nome e un cognome, così breve, puoi dare veramente tanto. Dice, è breve, dice Piu, 3 lettere. La parola arte che compendia l'universo ne contiene 4. Quindi non è detto che la lungaggine di un nome, la lungaggine di un qualcosa dia senso poi all'importanza, dia senso alla realtà. Il senso lo dà quello che si realizza, quello che si dà, quello che si documenta. Adriano Pio, eccolo qui nelle sue forme. Infatti non a caso è definito dalla critica internazionale l'artista delle forme. Perché queste forme sono sue. È indistinguibile l'opera di Adriano Pio. Ovunque voi andiate, in qualunque paese dove vi sia un'opera di Adriano Pio esposta, visibile, cosa notate? Le sue forme sono sue, assolutamente personali. E proseguiamo quindi con serenità, con un'altra opera, con un altro artista, e andiamo a rivedere un'opera deliziosa a firma Mimmo Rotella. Quest'opera di Mimmo Rotella è un'opera importante, un'opera da grande collezione, un'opera che stranamente, a tutt'oggi, è qui a Parete. Ma forse abbiamo fatto di tutto per trattenerla, abbiamo fatto di tutto per poterci vantare, di poter quindi avere l'opportunità di rammentare che Mimmo Rotella ha realizzato opere importanti, ha realizzato parte della storia dell'arte contemporanea e fra cui opere di questo livello, di cui abbiamo il piacere di dire è nella disponibilità, nella nostra e nella vostra disponibilità. È sufficiente una telefonata, è sufficiente un messaggio, è sufficiente un contatto, non per acquistarla, ma per avere l'opportunità di poter valutare se poi eventualmente acquistarla, volerla o poterla acquistare, si intenda. Perché? Perché parlando con l'opera in mano, potendola attentamente valutare, che cosa succede? Che poi andremo a parlare personalmente, in galleria o a casa vostra, sì, lo potete sapere anche telefonicamente, il nostro cittadino vi dà tutte le informazioni che ritenete di dover richiedere e di voler richiedere, per cui non neghiamo l'informazione comunque che non tocca, però con l'opera in mano magari ci incontriamo personalmente, ripeto, o al vostro domicilio o in galleria, e avrete l'opportunità di valutare le modalità di acquisto dell'opera stessa, le caratteristiche, le documentazioni, cioè tutto quello che in pratica fa parte della definizione di una trattativa che può essere non piacevole, ma molto, molto, molto di più. E proseguirei con un artista con cui siamo veramente sempre uniti, grazie a questa sua grande e meravigliosa carica di positiva ironia, o ironia positiva, come vogliamo definirla, che è la stessa cosa. Allora con Peter Hyde abbiamo questo purpurì cromatico dato da quello che poi non diventa null'altro che di ausilio al soggetto opera d'arte, quindi perde la valenza del soggetto, il denaro utilizzato, e acquista quello che è un complemento, quindi il denaro diventa un complemento, un plus valore all'opera d'arte, e parliamo di Peter Hyde. Certo, giustamente vi prometto che ci sarà anche un momento di dialogo con l'autore, come sempre cerchiamo sempre, avendo proprio questo piacere, questa gioia di proporvi, promuovere e quindi essere presenti con artisti che stanno vivendo il nostro tempo, e questo l'ho detto inizialmente, lo ripeto, lo ripeterò sempre, è naturale che sarà, ed è sempre un piacere per noi, che cosa? Cercare di andare nello studio dell'artista con una telecamera, di invitare in galleria un artista
che sempre con una telecamera, con una macchina fotografica, ma con una telecamera, perché con un microfono e con una telecamera si può dire, si può raccontare, si può convivere un pensiero, un'emozione e parlare anche di tutto quello che fa parte della vita, nel nostro caso di arte. Infatti non a caso adesso ho il piacere di avere un grande ospite, un ospite che sicuramente farà a voi un piacere enorme poter accogliere nelle vostre case pochi minuti, non so il tempo che andremo a impiegare, ma sicuramente molto, ma molto interessanti. Lo vogliamo vivere insieme a questo istante con uno dei grandi artisti di cui in questo nostro appuntamento non abbiamo appositamente voluto mettere alla vostra attenzione nessun'opera, però ci saranno tre opere sue che saranno a vostra disposizione insieme all'artista. Signori, eccoci con un nostro meraviglioso invito, il nostro vivere insieme l'emozione con... Oggi è l'inizio di un anno, è l'inizio di un nuovo momento, ma è il proseguo di quello che è stato, di quello che in pratica noi definiamo storia. Noi abbiamo oggi un artista, il cui nome è Francesco Capello, ed è qui a fianco a me, che è la storia e fa parte della storia dell'arte contemporanea. Francesco Capello, l'arte e il mito. Francesco, è un nome importante. Grazie. È un nome importante, Francesco è il patrono d'Italia, soprattutto, no? Certo. Allora, l'arte e il mito è il titolo di una mostra che è stata fatta al Museo Ferrari nel 2017. Museo Ferrari. Esatto. Quindi il mito. Il mito con l'arte, la pittura intesa come arte. Io ho sempre privilegiato... la pittura è il soggetto della macchina, del movimento. Io ho fatto diverse mostre all'estero, in Italia ne ho fatte poche, ho lavorato molto di più all'estero, ho fatto mostre a New York, a Palm Beach, attualmente collaboro con gallerie americane a Palm Beach, in Francia, in Germania, poi in tutto il mondo, forse non in Cina. E quindi mi si è proposta la possibilità di fare questa mostra e attraverso è stata organizzata con un team di persone e questa mostra è stata poi accettata dalla direzione quando hanno visto i lavori e quando hanno visto... Quando hanno visto che la tua è pittura. Che era veramente... Quindi pittura. La tecnica o tecnologia automobilistica... È una cosa, la certo. Pittura esente da qualunque forma di tecnica o tecnologia che esatto. È l'arte. È l'arte. L'arte è il mito. È il mito. Due è cose mito. Quindi come due binari paralleli che non si possono, non si devono esatto, congiungere se si vuole parlare di un qualcosa. Quindi tu sei un artista che nel mondo è conosciuto, in Italia quante gallerie? Due, tre? No, ho fatto diverse mostre in Italia, ma più che tutto oltre a Torino. Oltre alla nostra galleria. Sì, oltre alla vostra galleria. Oggi forse siete l'unica galleria in Italia che ha i quadri. Quindi noi abbiamo in galleria uno degli artisti italiani più conosciuti a livello mondiale. Sì, e quasi nessun'altra galleria attualmente ha dei lavori. Ho reiterato tutto perché... privilegio di più il lavoro. Noi siamo abituati sul mercato dell'arte a parlare di numeri, ma un artista come te che dipinge opere così qualitativamente perfette, quindi che persegui la perfezione, siccome siamo abituati a parlare di numeri e dare un significato al tempo, cosa che per me certo. È assurda in arte, però sì, è vero. Fa parte del contesto popolare questa domanda, ma un dipinto quanto tempo richiede mediamente? Io calcolo sempre
all'incirca un 15-20 giorni minimo per ogni dipinto. Quindi se tu non andassi 15, mai in vacanza, sì. Non andassi mai a... Sì, sì, ma sono poi 20 quadri all'anno, 25 al massimo. Questo è il numero? Questo è il numero. Quindi esci completamente dalla logica... Esatto, non posso neanche avere un gran numero di gallerie qui in Italia, perché già le gallerie con cui lavoro sono già... persin troppe. Beh, direi dal momento che per esempio la città di New York compendia qualcosa come 1 milione di collezionisti, dovresti certo. Vivere non so quante centinaia di vite certo. Per poter realizzare certo. Infatti tu potresti tranquillamente soddisfare queste richieste se ti dessi anche tu alla distribuzione della riproduzione esatto. Tante serigrafie, tante esatto. Fotolito, tante plotter, usare il plotter, esatto. Quello che non usi, non lo usi sto plotter, no. Perché non usi il plotter che lo usano quasi tutti? Perché mi diverte molto dipingere. Quindi 20-30 quadri all'anno, 20, per chi volesse un tuo quadro insomma si deve mettere in coda abbastanza sì, forte. Ma infatti è un po' così, e sì. ho diversi collezionisti... E clienti che aspettano da anni. Quindi io come gallerista, se perseguo di diventare ricco con i tuoi dipinti, devo vivere anch'io 30 vite, sì, sì. Non ce la facciamo. Purtroppo è così. Numericamente siamo fuori. Quindi l'unico modo per andare avanti è perché crediamo e vogliamo parlare esatto, di arte. Esatto, soprattutto di arte. Io amo poi quello che faccio, amo la pittura, amo l'arte in tutte le sue espressioni, ma io amo quello che faccio, amo fare quello che faccio. Questo è Francesco Capello, artista. Grazie. Grazie per averci seguito, grazie per essere stati con noi e sono contento perché ovviamente questo appuntamento, questo artista che molti di voi conoscono, che molti di voi hanno conosciuto, ma pochi di voi hanno nel piacere della disponibilità di una sua opera, di un suo perché. Quanti ci hanno detto? Certo che quando si parla di artisti di calibro particolare, poi come abbiamo ben ascoltato, ed è la verità, parliamo di un artista il cui poi l'annovero delle sue opere, delle sue realizzazioni è veramente molto minimo, ma perché in effetti quando l'opera è realizzata con quella perfezione e senza l'ausilio di strumenti tecnologici o tecnici, certamente allora si ha il piacere un qualcosa. Sulle opere che avete visto, meravigliose, tutte pubblicate, ovviamente non abbiamo posto nessuna indicazione. Perché? Perché il momento non lo richiedeva. Sappiate che però sono nella nostra disponibilità, quindi se vi dovesse interessare una vostra telefonata, un vostro messaggio, mi permetterà di porre alla vostra attenzione queste opere che fanno parte poi della storia di Francesco Capello. Ma proseguiamo adesso perché andiamo a rivedere tranquillamente le nostre opere, andiamo a rivedere quelle poche ma meravigliose proposte della nostra galleria che mi permetto sempre di lamentarvi, si trova a Gagliate, via Gramsci 42. Il nostro numero telefonico che compare in sovraimpressione è il numero della nostra galleria. Da quando è stato possibile, visti gli anni storici di proposte televisive, abbiamo fatto sì che il numero telefonico della galleria che compare nei nostri appuntamenti sia quello a cui fare sempre riferimento. Quello non è che trascorsi 90 minuti nel nostro appuntamento scompare il numero telefonico o perlomeno quel numero telefonico essendo dell'emittente o comunque di uno studio televisivo non era poi possibile accedere per entrare in contatto con noi, no. 0321 86 4068 è il numero telefonico di rete fissa cui facciamo riferimento sempre. Quindi annotatelo se avete piacere o comunque annotatevi il nostro indirizzo comunque anche virtuale di internet, il nostro sito, da cui poi potete estrapolare tutto quello che sono le possibilità
di entrare in contatto con noi anche in tempi reali. Per cui rivediamo tranquillamente queste opere, rivediamole e ammiriamole, e di più, dirò una cosa in più, consideriamole. Consideriamole nella possibilità. Alfredo Rapetti Mogol. Quest'opera di Alfredo Rapetti Mogol che noi stiamo visionando, stiamo tentando di leggere in maniera adeguata, ma adeguato relativamente, perché l'emittente, la telecamera, il televisore, tutto concorre a perdere quello che è la perfezione dell'opera stessa. Non è che attraverso e grazie che oggi gli strumenti tecnologici ci permettono di raggiungerci in maniera e quasi di essere quasi, però lo splendore di toccare con mano un'opera, di vederla coi propri occhi senza nessun intermezzo, senza nessuna differenza, senza filtro, ecco, certamente allora, se vi dovesse adesso, seriamente, la dovete trovare piacevole, intrigante, bene, pensate cosa non sarà poi, toccandola con mano, vederla senza lo schermo televisivo, ma vederla proprio in diretta, direttamente. Alfredo Rapetti Mogol, un affresco, signori. Sono rari gli affreschi. Sì, perché non dimentichiamocelo che l'artista dipinge in acrilico, pittura in acrilico su tela mediamente, e propone quindi quello che sono questi grandi suoi messaggi. In affresco è una rarità, per cui me la sto proponendo come possibilità particolare. Ma sarò veloce perché tanto le rivedremo se sarà possibile, se ci sarà il tempo, come sempre, perché poi magari mi soffermo più su un'opera che su un'altra, poi mi fermo a dialogare con voi, ma con l'opera di Bernard Obertin, questo chiodi, questa pittura e chiodi, 50 cm per 50, quest'opera del 1970 di Bernard Obertin, non è forse un'opera di interesse particolare per un collezionista attento? Dice, ma parli di artisti italiani, ma Bernard Obertin non è italiano, ma è diventato quasi italiano anche lui, perché tanta è stata la sua meravigliosa passione per l'Italia, tanta la sua presenza, e comunque gli artisti, quelli veri importanti, internazionali, sono quegli artisti che abitano nel mondo e sono nel mondo. E non parlo dei pittori, parliamo dei cantanti, parliamo degli attori, parliamo degli artisti a 360 gradi. L'artista è un abitante del mondo. E Bernard Obertin ha saputo apprezzare la meravigliosa Italia e l'italianità. L'ha fatta sua e l'ha esportata con le sue opere e ha importato la sua opera. Così come l'opera di Ferruccio Gardi non è forse un'opera di caratura internazionale? Non è forse un artista che a livello mondiale trova un suo giusto spazio, una sua giusta collocazione? Parliamo di Ferruccio Gardi, non stiamo parlando di un autore che si diletta in pittura, parliamo di un artista con una storia e con una realtà dimostrabile, documentabile. Ma, signori miei, tutti utilizziamo ormai internet, ma digitate il nome Ferruccio Gardi, scoprite un mondo, scoprite una storia, se non la conoscete. Io sono convinto che la conoscete. Così come sono felice di proporvi, e sarà raro che io vi proponga un'opera, un'altra opera di Guido Guidotti, sarà molto raro. Sì, perché signori miei, Guido Guidotti, abbiamo poche opere, rientrano nella collezione della Galleria, il piacere di aver potuto per qualche anno lavorare, essere presenti e promuovere un autore di questa meravigliosa storia, purtroppo è scomparso prematura, purtroppo, però molti autori sono scomparsi prematuramente e le loro poche opere mediamente sono state sempre un po' gelosamente tenute con passione, con amore, con gioia, conservate.
e noi sappiamo che comunque il tempo, la realizzazione del pensiero, che l'opera d'arte è un'opera d'arte indipendentemente dalla quantità di opere realizzate, lo rende un qualcosa di importante, per cui se voleste approfittarne, penso che sia uno dei rari momenti in cui potrete farlo con l'opera di Guido Guidotti. Antonio Murgia, gentili signori, è sicuramente uno dei nostri componenti più determinanti, perché unisce il fascino della cromia alla meravigliosa presenza di quella che è l'icona, che era altamente rappresentativa. Parlarvi di Antonio Murgia richiederebbe non un appuntamento di 90 minuti, ma ben di più. Per cui mi accontento di dire, signori, ho qui un'opera meravigliosa, abbiamo anche altre scelte, a voi una risposta, a voi contattarci adesso. E nel frattempo, per dire, ma come ti contatto? Ve lo dice mia figlia Marica. Vi aspetto che seguite con noi le nostre foto su Instagram, vi aspetto su LinkedIn con i nostri aggiornamenti, vi aspetto che cinguettate con noi su Twitter, mi piacciono i vostri commenti, commentate mi raccomando e mettete mi piace a Facebook, iscrivetevi al nostro sito dove potete trovare tutte le novità e prossimamente partiremo anche con il progetto in streaming dove saremo direttamente qua dalla galleria. Se voi vi iscrivete sicuramente saprete quando e come. Noi ci siamo, il nostro appuntamento televisivo settimanale ci sarà sempre. Vi ricordo i nostri social, ci trovate su LinkedIn, ci trovate su Twitter, ci trovate su Instagram, Facebook e mi raccomando il nostro sito dove ogni tanto iscrivendovi c'è anche qualche simpatico cadeau. Così sicuramente possiamo parlare di quello che ci interessa di più, dove abbiamo la passione in comune, cioè l'arte. Allora è stata chiarissima, vero? Grazie. Molto più chiara di cosa e di come avrei potuto esserlo io, ma io vorrei essere chiaro nel proporvi l'opera di Silvano Dorsi. E come contattarci? Ve l'ha appena detto. Sapete che potete contattarci come e dove volete, ma per opere di questo livello, per un'opera di Silvano Dorsi così, io direi veramente genuina, proprio culturalmente genuina, ritengo che ne valga la pena. E non dimentichiamoci Adriano Piu, non dimentichiamoci l'artista delle forme, non dimentichiamoci un autore che ha saputo e sa costantemente, quotidianamente, e rimettersi in gioco, rimettersi in discussione, perché le sue opere, le sue realtà, se noi andiamo e realizzeremo prima o poi, quando ci sarà la possibilità di tempo e nel sito più adatto, ovviamente più idoneo, andremo a visionare una antologica di Adriano Piu, che seppur giovane, per cui ancora giovane, potremo scoprire un percorso che di anno in anno vede delle varianti, sempre in una continua crescita, un continuo rapporto con l'arte, col mondo dell'arte, col mondo della ricerca delle forme, definito infatti l'artista delle forme, che lo rende veramente interessante. Lo hanno già scoperto in mezza Europa. Noi in Italia l'abbiamo scoperto? No, perché molti autori non li abbiamo ancora scoperti, eh? Eppure abbiamo parlato prima, molti autori li scopriamo dopo che gli altri ci dicono, ma avevate un artista in Italia, è venuto da noi. Adesso ve lo riportiamo, signori miei, attenzione alle collezioni, si parla di arte, ma gli artisti, abbiamo degli artisti eccezionali. Mimmo Rotella, signori miei, non è che stiamo parlando di un autore che non ha saputo veramente sconvolgere, che non ha saputo dare motivazione importante, permeante proprio su quello che è il concetto artistico, che non richiedeva, in questo caso abbiamo anche pittura e décollage, non richiedeva neppure la pittura, l'arte, lo sconvolgimento è stato
Non importa solo saper dipingere, saper rappresentare una realtà o saper documentare visivamente tecniche. L'arte deve emozionare e l'emozione in queste opere, in questa collezione, signori miei, di collezione in collezione, allora l'emozione che ci offre Peter Hyde con questo ritenere che utilizzare il concetto del denaro, quindi l'aspetto conosciuto in tutto il mondo, chi nel mondo non conosce il valore che si dà al denaro? Allora, quindi come servitore dell'arte, Peter Hyde ci dice ironicamente, ma però artisticamente eccezionale, guarda che rapporto andiamo a costruire, in un rapporto di emozione, perché è l'emozione che fondamentalmente smuove tutto quello che è il meccanismo del mondo della cultura, del mondo del pensiero, del mondo della comunicazione, perché comunicare è sicuramente stato il primo passo per l'uomo per poter realizzare quella che si è definita società. La società vive e convive grazie alla comunicazione. L'arte, l'espressione artistica, comunica e emoziona. Per parlare di emozione devo fare una cosa che per me è una consuetudine logica anche, specialmente quando non voglio e non devo e non posso descrivere un'opera. Un'opera non può essere descritta. Un'opera che parla di emozione deve assolutamente di per sé offrire questa emozione. Per cui sapete cosa faccio adesso? In vostra compagnia, con un saluto, ma ci rivediamo, vado in ufficio, bevo un caffè, nel frattempo la nostra regia, i nostri tecnici, i nostri cameraman, vi fanno rivedere queste opere e noi ci rivediamo fra pochissimo.
nostra regia vi ha soddisfatto? I nostri cameraman sono stati all'altezza? Possiamo quindi dire, va bene ragazzi, tutto ok. Quindi quest'anno lo trascorriamo ancora insieme. Se avete avuto oggi la conferma dei nostri gentili ospiti, per cui la proposta di emozionarvi è andata nel giusto verso, se questi nostri 90 minuti, ormai quasi terminati, hanno raggiunto l'obiettivo, quello di farvi conoscere la nostra galleria, di farvi riconoscere la nostra galleria, di far sì che consapevolmente questa piccola realtà storica, ormai 40 anni di presenza in quello che era la proposta e la realizzazione di eventi, di proposte d'autore e quant'altro nel mondo dell'arte, ci permette di dire abbiamo il nostro piccolo spazio, vogliamo insieme a voi non solo conservare lo spazio, ma sicuramente insieme a voi crescere. Lo faremo sicuramente insieme se voi sarete sempre presenti, come me lo dimostrate, con i vostri contatti, con le vostre risposte, con le vostre domande, con le vostre affermazioni. Per cui, gentili ospiti, cosa mi rimane da fare? Rammentarvi che comunque noi acquisiamo opere, rammentarvi che se avete opere da vendere dovete contattarci, che se per qualunque cosa mi telefonate, inviate un messaggio, che vengo io a casa vostra, che se volete acquistare opere per il pagamento ci mettete d'accordo. Vi devo rammentare tutte quelle cose che fanno parte di una prammatica proprio oggi. Io oggi, perdonatemi, è il 1° gennaio, voglio dirvi una cosa molto importante. Vorrei che quest'anno, da oggi, sia un anno decisamente glorioso e pieno di quel magico momento affascinante, per cui avevo tutti col cuore e con la mente il miglior augurio che sia l'inizio di un anno che ci farà sorridere tutti. Grazie e mi raccomando, trascorriamo insieme un buon anno e non perdiamoci di vista. Ciao.